Ciao a tutti ragazzi, scusate il colpo di tosse. Finalmente è successo, doveva succedere ed è successo. Sono andato in vacanza. Ciao a tutti da Aldi Stein, questa è Aldi Stein TV. Sì, sono come stavo dicendo, sono andato in vacanza, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Allora, eccoci qua. Ebbene sì, siamo stati in vacanza, sono stato a Monaco di Baviera per l'Oktoberfest, anche se sapete che non bevo, però bere è soltanto una cosa che si può fare là perché è un evento davvero bello, lo consiglio, è bellissimo. Ci siamo divertiti, sono stati alti e bassi, alcuni sono un po' male, vedrete nel video. Voglio innanzitutto ringraziare il mio capo, collega e amico Fabio Annichiarico. Ciao Fabio, che mi ha proposto questa vacanza. E io ero un po' indeciso, poi ho detto ma sì, facciamocela sta vacanza. Ho accettato, sono partito con lui. Ringrazio i miei compagni di viaggio, Francesco De Riponti, la sua splendida sorella Cinzia. Ciao Cinzia. E che dire, non vi spoilerò nient'altro, vi lascio al video. Buona visione e buon divertimento. Ciao! Amici, siamo ufficialmente in vacanza, anche se qui c'è chi lavora ancora, purtroppo. Facciamo un appello, facciamo dare un aumento a questo ragazzo che sta lavorando bene, sta facendo di straordinario. Ci vediamo dopo, ancora all'inizio del viaggio. Ciao. Sì, sono stata in pizzeria. È una margheritona con prosciutto cotto. Mangia perché tanto il giovire qua. Ah sì, mangia questa pizza con il giovire. Lo mangio, sentiamo. Ciao, benissimo il padre. Amici, breve sosta a Bolzano durante questo viaggio pazzesco. I miei amici sono quasi qui a Bolzano che vogliono provare lo strudel. Quindi adesso cerchiamo un bar qui nel centro e vediamo cosa prendo. Penso che prenderò solo un caffè. A dopo. Allora ragazzi, siamo qui in questo bar di Bolzano, abbiamo preso di strudel, come vi avevo detto, e ho preso la torta alla mousse. Beh, mica la composizione è la mia, però non serve a me. E anche il caffè, lui ha preso il cappuccino. Così le manine, non fa male. Stanno facendo le foto, posso fare una foto pure io. E eccoci qui ragazzi, seconda tappa del nostro viaggio. Siamo a Innsbruck. Siamo arrivati adesso, lo mangeremo qualcosa. Facciamo un giro nel centro qua, andiamo a vedere le case colorate, vedrete molti scatti. A proposito, farò tanti scatti con la mia reflex e col cellulare anche, li potete trovare su Facebook, Canaldo Blasi, o sul mio Instagram, Aldi Instagram. Quindi tenete d'occhio i miei profili, li troverete tutto là. Adesso camminiamo un po', andiamo verso il centro, quindi ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, è tornato questo posto caratteristico per mangiare. Ho ordinato questo tagliere fantastico. Eccolo qua, ci ho portato anche il brise col pane. Non ho preso da bere, e la mia solita acqua, che però è caratteristica pure lì. Buon appetito. Continuo il nostro giro per Innsbruck. Guardate che ho trovato. Riesce a vedere l'Hard Rock Café, è pieno di artisti che bellissime le cose da fare. Sono delle sculture. Sono entrati dentro. Sono le magliette. Vediamo dopo. Bene amici, finito il giro a Innsbruck, andiamo a prendere la macchina, se non continuo avanti è meglio. Ho fatto un po' di spesa alla Roll Café. Quando torno in Italia faremo l'unboxing, vi faccio vedere cosa ho preso, ok?
rimanete in onda. Quando andiamo a prendere la macchina, ci vediamo alla prossima tappa. Anzi, ci vediamo per long tour. Ciao! Buongiorno, appena svegliati. Questa è la vista che abbiamo dalla finestra. Qui siamo nella sala pranzo praticamente. Abbiamo la TV che trasmette sul canale tedeschi, fortuna Smart TV. Il tavolo, abbiamo pranzato, abbiamo fatto colazione adesso. C'è la camera dei ragazzi, abbiamo una piccola cucina. C'è Fabio che sta lavando i piatti. Adesso sono io, ciao. C'è un piccolo bagno, sul water, lavandino. Qui c'è un altro bagno sulla lavasca per l'ingresso. E questa è la camera dove dormiamo. Di là. E questa è la vista dalla mia finestra, che poi si collega a quella di la stessa, la vista praticamente. Siamo ragazzi, eccoci all'Oktoberfest. Tutto c'è, ma qui dicevo l'altro bagno della vasca, non c'è solo quello. Andiamo lì, andiamo a cercare qualcosa per mangiare un po', abbiamo fame, ora di pranzo. Abbiamo messo un po' a arrivare anche un po' per trovare il parcheggio. Ho trovato un parcheggio pubblico pagando, ed è privato, pagando. Solo così non ero posto. Questo è un po' perfetto. Buon Francesco, la buona Cinzia, Fabio. Siamo all'HB stasera ragazzi, il famoso HB di Monaco. Intanto partono canti, cori, quello che succede qua è incredibile. Abbiamo incontrato un sacco di italiani qua dentro. Ci siamo entrati dopo 3 ore di fila. Non so se mi riuscirà a sentire, c'è un casino della Madonna. Qua dentro lo stand della Paolana. Ragazzi, stiamo entrando nella casa di Pantano con le strisce, qui all'Oktoberfest, siamo qua con i ragazzi. La Via Rossa rende tutto più inquietante per questo partito. Ma ragazzi, è chi?
ragazze qui. Quei 3-4 che vedono il video. Ah! Ciao! Ma stai riprendendo? Sì! Ciao Aldo! Ciao! Cazzo. Mamma mia! Mica paura! Ciao ragazzi! La grande puttana, ma aspettavo questo. A tutti, la chiudo, cosa state vedendo? Oh, oddio. Era vero, aveva vinto. Allora amici, vedete, stiamo preparando le valigie, si riparte, forse faremo un'altra tappa del viaggio di ritorno, farò sapere più tardi. Sono sulle autogrill ragazzi, siamo allo Sfart, almeno in Italia, vedete con il panorama fantastico. Sono in bagno, finisce in macchina di fare le foto, abbia là che fa le foto, due giorni di pioggia, finalmente un po' di sole qua in Italia, bellissimo, dopo le vacanze sono finite, stiamo tornando, c'è tutto il viaggio di ritorno da goderci ancora comunque, quindi un'altra avventura ci aspetta ancora. Quindi. Ciao ragazzi, ennesima tappa improvvisata di questo sta pazza vacanza, sto pazzo tour, realizzata dal presidente francese. Andiamo a Bologna, adesso visiteremo un po' la città, mangeremo qualcosa da queste parti. Ci sentiamo dopo. Ok ragazzi, siamo qui per la conclusione del video. Come vedete sono tornato in Italia e vi avevo promesso un unboxing e quindi ve lo farò. Ovviamente è passato un po' di tempo, quindi ho già usato le cose, quindi le ho già aperte, però ce l'ho tutte qua e ve le farò vedere una ad una tutto quello che ho acquistato. Allora, cominciamo, siamo stati sia a Innsbruck. Allora, le tappe di viaggio sono state a Bolzano, ma là sono poveroso, ho fatto un sacco di fotografie. A proposito, non mi stavo dimenticando. Andate sul mio profilo Facebook, Cataldo Blasi, e sul mio profilo Instagram, che troverete alla fine del video adesso tutte le reference, e al Instagram, e troverete tutte le fotografie del viaggio. Mi raccomando, andatevela a vedere che sono carine. Magari lasciatemi un feedback, un commento di quello che ne pensate delle fotografie.
Allora, dicevo, siamo stati a Bolzano, là non ho avuto tempo di comprare niente, ho fatto solo fotografie. Poi siamo stati a Innsbruck, passavamo di là, che fai, non ti fermi, che fai, te ne privi? No, e siamo arrivati lì. E lì abbiamo trovato il primo Hard Rock Caffè. E quindi abbiamo comprato un po' di calamite in giro per tutte le tappe in realtà. Quindi a Innsbruck, a Monaco, no, non ne ho trovate. A Innsbruck e a Bologna, che al ritorno siamo passati anche a Bologna. Allora, intanto ho pescato la prima calamita, si vede, sì, Innsbruck. Queste sono le mie di tuna. Questa è la prima, Innsbruck. Poi, ah, questa era molto carina, sempre a Innsbruck l'ho trovata. Il Coco, Innsbruck è la città di Coco, e ci sono anche un sacco di calamite. Bellissimo. Poi ne ho preso un altro paio, sempre di Innsbruck, che ho regalato alla vicina, che mi fa il favore di tenere la casa quando non ci sono. Questo l'ho preso a Bologna, ha scritto a Bologna con i truttolenni. Poi, la bandiera dell'Austria, se passi in Austria non ti porti la bandiera. Qua, questo sempre a Bologna, le famose torri dell'Asinello di Bologna. Consiglio di visitare Bologna, che è molto bella. Non mi pagano, ma ve lo dico. E questo. E questo per l'appunto Innsbruck Hard Rock Café. E secondo voi l'Hard Rock Café ho comprato solo questo io? No, mi piaceva solo per questo. Ah, ma prima c'era un'altra cosa, aspettate, prima di arrivare al grosso. Mi sono dimenticato di prendere una cosa. Arrivo, Arrivo. Oltre alle calamite nell'Innsbruck Café ho preso questo raccetto, che mi conosce, sa che li colleziono, mio una Maria. Quando l'ho visto ho detto no, deve essere mio, l'ho preso. Ma tu che fai? Vai all'Hard Rock Café e non ti prendi una maglietta, un cappellino? Lo prendi. Siamo guardati in faccia, che fai? Ho detto che fai? Siamo qua e non ci prendiamo una maletta o un cappellino, non ce le prendiamo. Siamo entrati e questo è il risultato. Ho trovato questa maletta bellissima che tra l'altro abbiamo comprato uguale io e Fabio. Anni carico. Questa è una maglietta, io e il buon Fabio. È bellissima. Questa presa all'Hard Rock Café di Innsbruck. Questa è il cappellino. Poi quando siamo andati a Monaco, che mi ho girato poco perché stava piovendo, tempo brutto, qualcuno è stato male, vabbè, cazzo e mazzi vari, abbiamo trovato pure là l'Hard Rock Café. E che fai, non te la compri pure là una maglia? Allora, siccome avevo preso una maglietta, ho preso la felpona. Voilà. Spero di riuscire a farla vedere bene, se non mi guardo a fare questi video. Non so che si veda. Da Monaco, vanno avanti c'è il loghino, andando a caffè, bellissima. Beh, anche caldissima, l'ho messa già un paio di volte, è proprio bello. Proprio comodo. E poi che fai, non te lo prendi pure dal cappellino? In realtà io avrei voluto un altro cappellino con questo, con la scritta Monaco al posto di Innsbruck, ma non l'ho trovato. Ho preso questo qua, che era molto. L'ho detto molto, bello, mi è piaciuto molto. Al caffè Guitar Company, scuso pure mezzo chitarrista. Ma quando va? Strimbello, va. Quindi, penso di non aver dimenticato niente, no, questo è tutto lo shopping che ho fatto lì durante la mia vacanza. Siamo divertiti, ringrazio ancora i miei compagni di viaggio per tutto. Vi invito nuovamente a andare a seguire su Facebook e su Instagram per vedere tutte le fotografie che subito dopo l'uscita di questo video andrò a postare. Come esce il video posto le foto, quindi potete subito andarla a vedere. E adesso non ci sono ancora, adesso che sto registrando. Quindi io vi saluto, vi rimando al prossimo video, prossima vacanza, ma spero anche qualche video diverso. E ciao ciao gente.